I funerali di Domenico Pelagatti, l'imprenditore morto per asfissia da annegamento nella serata di giovedì 20 ottobre 2016, sono in programma per mercoledì 26 ottobre alle ore 15 nella chiesa di San Michele a Bastia Umbra. Il nulla osta del magistrato per la restituzione della salma alla famiglia è arrivato dopo l'effettuazione dell'esame necroscopico svolto dal medico legale Gualtiero Gualtieri alla presenza del consulente dei familiari dell'imprenditore Sergio Scalise nella giornata di domenica. La ricognizione cadaverica sembra che non abbia attestato violenze di alcun genere da parte di altre persone. Peraltro, sul corpo di Pelagatti sarebbe stata effettuata anche una radiografia per verificare eventuali traumi interni. L'imprenditore di Bastia Umbra è morto quindi per asfissia da annegamento. Il ritrovamento del cadavere infilato in un pozzetto aveva fatto in primo momento pensare a un omicidio, ipotesi che, appena usciti dall'area di via del Pallareto a valle del Colle di Assisi, gli stessi investigatori avevano smentito. Il tombino dove è stato ritrovato il corpo a testa in giù è di 40 cm per 40 e dà accesso a una cisterna. Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio.